Utilizzava come base di spaccio una vecchia auto, mentre dentro ad un muro nascondeva una pistola carica, il denaro incassato dalla vendita della droga. I carabinieri della compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato in flagranza il 52enne catanese Michele Balsamo, ritenuto responsabile di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti e di detenzione illegale di armi e munizioni. Ieri sera gli uomini del nucleo operativo, collocandosi all'angolo tra le vie Barcellona e Cordai a San Cristoforo, avevano osservato pazientemente l'uomo mentre piazzava la droga ad alcuni clienti. Avendone compreso le modalità di spaccio, i militari sono intervenuti bloccandolo e recuperando in un primo momento 162 bussolotti colmi di dosi di cocaina che, dotati di magnete, erano stati attaccati al fondo di una Peugeot 106 da tempo abbandonata davanti a un cancello in ferro in via Cordai, per poi scovare dentro un anfratto del muro in pietra lavica, adiacente proprio quel cancello, un sacchetto in plastica contenente una pistola calibro 22 marca Bernardelli, completa di caricatore, 5 cartucce più altre confezioni in celofana contenenti altra cocaina in polvere e in pietra, per un peso complessivo di oltre 150 grammi, 2 bilancini elettronici di precisione e 300 euro in contanti incassati poco prima dalla vendita della droga. L'arma, le munizioni, la droga e il denaro sono stati sequestrati, mentre l'arrestato è stato rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza.